Da anni abbandonato da una fitta vegetazione. Parliamo del torrente Lordo che attraversa il centro abitato di Siderno, sfociandosi subito dopo l'estremità nord del lungomare delle Palme. Un torrente che si presenta come completamente occupato da una vegetazione spontanea e che ha raggiunto un'altezza ragguardevole negli anni, esponendo così la città a un duplice rischio: l'impossibilità di un normale e agevole deflusso delle acque e un facile nascondiglio per i rifiuti abbandonati, che qualche sconsiderato non esita ancora oggi a gettare nelle fiumare. Una situazione oggi interrotta grazie all'amministrazione comunale che ha approvato un protocollo d'intesa con il consorzio di bonifica Alto Ionio Regino. Ringrazio il consigliere Figliomeni che mi ha dato la possibilità di aiutare il comune per pulire questo torrente Lordo che era proprio fatiscente. Sono molto contento di collaborare con loro perché spero che Siderno risplenda come negli anni 80. Io ringrazio tutta l'amministrazione comunale che sono molto collaborativi e cercheremo in futuro di migliorare quello che si fa e la disponibilità del consorzio c'è sempre. L'iniziativa prende le mosse da un avviso pubblicato dalla città metropolitana di Reggio Calabria e di uno stanziamento di oltre 14 milioni di euro, come ha spiegato ai nostri microfoni il consigliere comunale di Siderno Fabrizio Figliomeni. Fin dal novembre dello scorso anno, appena insediati come nuova amministrazione, siamo riusciti a intercettare un bando della città metropolitana che riguardava il demanio idrico. Grazie all'intervento e al lavoro dell'ufficio tecnico dell'ingegnere Alessandro Candido e dell'architetto Andrea Marte, siamo riusciti a fare un progetto indicato appunto specifico sulla pulizia del torrente Lordo, che era un vallone che non veniva pulito da oltre 20 anni. Su questo torrente abbiamo avuto fin da subito insediati due proteste. Uno riguardava la parte mare dei cittadini di via Marina Piccola, perché essendo la foce bloccata dalla grande vegetazione, nel momento in cui arrivano le grandi piogge l'acqua straripa e inondava l'unica strada che era l'unica via d'accesso per i mezzi di soccorso. L'altra protesta invece ci arrivava dai cittadini che abitano lungo il torrente, quindi il centro urbano, preoccupati appunto che in estate qualche incendio potesse arrivare fino alle loro case. Quindi ci siamo attivati subito grazie a questo bando e soprattutto grazie alla convenzione che abbiamo fatto con il consorzio di bonifica. In questo ringrazio il presidente Brizzi e soprattutto il consigliere del consorzio Vincenzo Opera e l'amico Roberto Tavernese che si sono attivati subito affinché questi lavori di pulizia venissero fatti. C'è da dire anche che personalmente come consigliere comunale avrei voluto che questo intervento lo facessimo prima dell'estate, sia per una questione di decoro urbano ma anche soprattutto per una questione di sicurezza per i cittadini che abitano lungo il torrente, ma purtroppo la burocrazia e tutte le autorizzazioni necessarie che servivano per entrare nell'alveo a fare questa pulizia purtroppo sono arrivate tardi e siamo stati costretti a intervenire subito dopo l'estate. Ma quello che dico io è che l'importante è che dopo 20 anni finalmente questo torrente viene pulito.